Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima live che non facevo da non so quanti mesi, però finalmente questa sera ce l'ho libera. Sono gli ultimi giorni di ferie, quindi non vedevo l'ora di esserci per aggiornarvi sulla partita dell'occulto. Vi ricordo che è una partita che ho portato qui in live su Twitch, ma che potete rivedere su YouTube in maniera del tutto editata, quindi senza le pause delle live. E perché siamo qui questa sera? Siamo qui per ricordare la scomparsa? No, siamo qui perché c'è stato un aggiornamento sulla partita dell'occulto di cui non potevo non parlarvi. Non so, mi è venuta una nuova ispirazione e avete visto già qualche lampo, l'avrete avuto guardando l'home tour su YouTube della nuova casa che ho costruito a Strangerville, quindi un luogo molto particolare. Perché? Perché praticamente ho creato, grazie alla challenge con Rainbow Gamer sulle stagioni, era una sfida sul cast, praticamente due sorelle che hanno una storia particolare. Allora, vi faccio vedere qual è la loro storia, qual è stata, insomma, la loro vita fino a questo momento, anticipandovi però che si tratta di due sorelle che hanno in comune solo la mamma, il papà è diverso e soprattutto la loro mamma è morta molti anni fa. Quindi queste due sorelle hanno vissuto separatamente tra di loro e si sono rincontrate quando la più piccola è praticamente riapparsa perché non sapeva dove andare in quanto il suo vero padre è deceduto. Quindi ricordiamoci questa cosa, queste due sorelle in realtà hanno papà diversi e questa cosa ha comportato delle differenze perché si tratta di sorelle streghe dalla parte della mamma, ma ciao Ciocorin, come stai? Ho appena cominciato Ciocorin, quindi sto semplicemente introducendo i due personaggi che vi mostrerò. La sorella maggiore, quella più scura, si chiama Alexandra, scusate, si chiama Lucy, è un nome molto particolare per una strega, è comunque già nell'ambito dell'occulto. E la sorella minore si chiama Alexandra. Sono due streghe, ma hanno poteri molto diversi tra di loro e ve li mostro a momenti perché prima di cominciare con la partita ho creato un video in cui vi mostro insomma cosa ho fatto con loro fino a questo momento. Quindi io direi di non perdere ulteriormente tempo e di cominciare a vederle. Eccoci qui, questa è la loro casa vittoriana che ho costruito a Strangerville nella parte più ricca dello scenario. Lei è Lucy, una sorella che è maggiore, la più responsabile, che ama lo yoga, mentre questa qui, più iperattiva, lo notate, è Alexandra, la sorella minore. Lei, Alexandra, è venuta a vivere qui con Lucy quando anche il suo papà è morto e ha chiesto alla sorella maggiore appunto una mano. Convivono con questo gattino che in realtà ora è il famiglio di Lucy, mentre Alexandra avrà adottato un altro famiglio che vi mostrerò. Quando hanno trovato nella soffitta hanno trovato in soffitta appunto questo calderone che ha subito avuto, è come se fosse appunto magico il calderone stesso perché vicino a questo calderone le collane delle due ragazze hanno cominciato a brillare. Le loro collane hanno infatti denotato un diamante che nel momento in cui ha cominciato a brillare le ha trasportate qui nel regno della magia. Una volta che si sono trovate nel regno della magia, questi due maghi che vedete qui in foto le hanno riconosciute e hanno cominciato con loro questo rito di iniziazione per farle diventare streghe. Hanno riconosciuto in loro appunto un'aura particolare che le ha fatte capire che erano persone speciali. Hanno legato molto, ciascuna con i rispettivi maestri. Allora, Lucy, la maggiore, è molto avanti con la magia pratica, mentre Alexandra con la magia indomita. Nell'esercitarsi, ragazzi, si sono esercitati tantissimo. Lucy ha subito, ma anche Alexandra, tante di quelle maledizioni che non potete capire. Perdevano continuamente le battaglie.
abbracci imbarazzanti, lotte imbarazzanti tremende e soprattutto avete visto, no, da quella foto che la nostra Lucy si era trasformata in un vero e proprio mostro. Con il rito della purificazione, grazie alla sua doti abilissime, sta diventando bravissima con le pozioni, è riuscita a, mettiamola così, disintossicarsi e appunto andiamo adesso in gioco. È riuscita a disintossicarsi, a purificarsi da tutte queste maledizioni e lo stesso ha fatto Alexandra, che non aveva la maledizione sulla. Non aveva appunto la maledizione sulla. Appunto che la trasformava fisicamente, ma lui aveva anche l'altra maledizione, quella che le faceva creare degli olezzi, un sudore incontrollabile, per cui a terra si creavano queste chiazze disgustose di sudore, ragazzi, non ho mai avuto dei sim così sfigati, forse sì. Ciao Rosanera! Finalmente ci risentiamo, sono contenta di risentirti. Spero che stia bene. Non ci aggiorniamo da un po', in effetti, è da un po' che manco il live. E dicevo, quindi si sono purificate da queste maledizioni. Non ho mai avuto così tante maledizioni insieme, ragazzi. Proprio non ne riusciva una. Per riuscire a creare una pozione decente, lei, Lucy, questa che vedete qui in questo momento, era bravissima nel creare le pozioni. Però, ahimè, in quel momento non gliene usciva una. Veramente, ragazzi, sono stata ad impazzire, non sto scherzando. Però alla fine ce l'abbiamo fatta e di questo ne sono particolarmente felice perché non è stato facile, veramente. Devo dire che con la partita, cioè con la famiglia che gestivo prima, che nella stessa partita, quindi con Babil, il mago, e Brandon, il vampiro, era molto più semplice. Invece qui non so perché, ma la sfiga mi ha perseguitata. Ci ho detto. Vi mostro un attimo il posto in cui loro vivono. Allora, la casa ovviamente è in pieno stile vittoriano, perché insomma si confà pienamente a quello che è lo stile di Strangerville. Vi ricordo che se la volete è in galleria, eh. Allora, non perderò tempo su mostrarvela perché c'è un home tour proprio sul mio canale di YouTube. Eccolo qui, vi ricordo per chi non lo sapesse che sono YouTube, su YouTube con il nome sempre di CG Creations, non potete sbagliare. E ho creato qui, dato che ora si possono fare i muri tondi, questo bellissimo gazebo dove a volte Lucy viene qui a creare dei modelli, dipinge dei modelli di questo scenario che è particolarissimo. Infatti l'abbiamo appeso proprio nel nostro appartamento, cioè nella nostra villetta. Una piccola piscinetta, un altro gazebo qui con una tavolata, avete visto nelle foto che hanno anche un bel po' di vita sociale queste due sorelle, perché non perdono i rapporti, sono andate a prendersi bubble tea, sono andate alle giostre, insomma, non rinunciano alla loro vita sociale. Devo dire che Lucy tra le due è quella più tranquilla, infatti si dedica molto allo yoga e alla meditazione, vuole imparare a teletrasportarsi. Secondo me per una strega questo è fondamentale, anche se entrambe usano le scope. Mi fa abbastanza ridere questa cosa, però per trasportarsi utilizzano le scope ovviamente solo nel regno della magia. Mentre appunto Alexandra è una molto più dinamica, infatti la vedete qua giù nel nostro scantinato a lavorare qui con la manualità. E proprio nello scantinato, ragazze, noi troviamo le piante magiche, quelle che comunque possono servirci. Qui abbiamo anche l'aglio perché sarà lei, la nostra Alexandra, a sviluppare l'abilità di vampirismo, la tradizione vampiresca, per tenere, oddio, lontani appunto i vampiri dalla loro casa, perché loro non sapevano che esistevano prima, ma ora che sono diventate streghe, gli si è aperto veramente un mondo nuovo nelle loro vite. E abbiamo poi qui anche, vabbè, il fiore della morte, ragazze, può essere sempre utile, perché tra maledizioni e combattimenti che perdiamo spesso, infatti sarà difficile qui nell'aspirazione di Alexandra riuscire a vincere ben tre duelli, non ne ha vinto neanche uno, solo l'avrete visto prima nelle foto, Lucy ne ha vinto uno, ma è stato veramente una botta di C, ragazze, non ci è più capitato poi.
E dicevo, lei è quella più iperattiva, infatti l'abilità fisica ce l'ha ipersviluppata. E questa è la foto del suo papà che ha appunto buttato qui proprio nello scantinato, perché col papà aveva un rapporto tremendo. Era veramente, possiamo dirlo, un maschilista, e gli ha tenuto tra l'altro nascosto la sua vera natura. Cioè, queste due ragazze non sapevano prima d'ora di essere streghe, perché non si erano mai avvicinate a quel calderone prima d'ora, e quindi non si sono attivati i loro poteri. Vi ricordo che i loro poteri si sono attivate, lo vedrete quando saranno nel loro abito, tra virgolette, occulto, no? Perché loro, quando vanno nel regno della magia, io ho selezionato per loro proprio un abito particolare, l'abito da strega, che però non è il classico abito da strega, lo vedrete. E in quel caso indossano la loro collana, che è sempre nella nostra immaginazione, ragazzi, è una collana che ha un diamante che si attiva in presenza di questo, si è attivato in presenza di questo calderone. Una volta attivatosi, diciamo, gli dà la possibilità di condurli nel regno magico, così proprio teletrasportandosi. Ho ricollegato questa cosa col diamantino, che lo saprete sicuramente, questo qui, la pietra balugilante che loro appunto hanno nel momento in cui vengono iniziate nell'ambito degli incantatori. Allora, questo avrete visto, è lo scantinato. Abbiamo il nostro famiglio, vi mostrerò anche il famiglio di Alexandra, mentre Rasputin, un nome non casuale, è il famiglio di Lucy. Lo vedete qui, non poteva non essere un gatto nero. Ma una cosa alla volta, dove vivono loro? Questa, dicevamo, è la loro casa. Oddio, i controlli, no, vi prego, accendo tutte le luci per mostrarvela meglio. Allora, accendiamo tutte le luci. Oh, molto velocemente, ragazzi, questo è l'ingresso. Ho voluto creare uno stile veramente non eccessivamente classico, ma per nulla moderno. Miccio coccoloso, assolutamente sì, tu lo sei, rosa nera della mia passione per i cani. Cioè, tutte le mie partite e le famiglie hanno sempre un animale. Grazie, Ciocorin. Da questo ingresso si entra nel soggiorno slash salone. Ho cercato veramente di rimanere a tema. Ecco qui il salone, molto particolare. Ho cercato di intersecare, lo so, Rosanera, lo so benissimo, di intersecare questa tastiera alla libreria per fare qualcosa di diverso, la loro foto. E da qui si entra nel salottino, io lo chiamo la stanza del tè, perché non ci sono elettrodomestici, televisioni, radio, niente. Qui c'è solo il tè e le poltrone, ragazzi, proprio una sala per stare tranquilli e parlare anche, secondo me, in intimità. Dopodiché abbiamo da quest'altra parte la cucina, bella grande, però con un tavolino piccolo piccolo. Eccolo qui, con credenze varie. Assolutamente sì, mi ero promessa che da settembre avrei ripreso, ma c'erano delle novità di cui non ce la facevo più ad aspettare, ragazzi, me ne dovevo parlare per forza. Questa è la cucina, insomma, bella spaziosa, perché comunque soprattutto Lucy ama la cucina, anche se si stanno cimentando adesso. E questo, ve lo faccio vedere, è il posto preferito di Rasputin. Si siede sempre qui, non so perché, tra tanti posti e lettini che abbiamo comprato, qual è il posto preferito. Poi, da qui accediamo al bagno. Questo è il bagno utilizzato quasi sempre da Alexandra, che è anche il bagno degli ospiti. Anche questo è abbastanza classico, però ho cercato di renderlo diverso dai soliti. Ragazze, le tende nuove uscite su con vita da liceali sono la vita. Vasca da bagno e doccia fatta così, in questa maniera, in questa cabina, che mi piace, la rende un po' diversa dal solito. Ah, ottimo, Rosanera, ci siamo praticamente messe d'accordo allora. Poi, da qui, diciamo che dal soggiorno si accede anche a quella che io chiamo sala lavanderia. Eccola qui, ve la mostro con i muri mezzi abbassati. E da qui poi si va giù per lo scantinato. Dopodiché, salendo su questa scala, abbiamo questo corridoio slash altro salottino, dove abbiamo il tavolo dove la nostra Lucy ha appena cominciato. Grazie, Ciocorin, è proprio una casa vissuta. Devo dire che la sto amando tanto. Intanto qui ritrovate quel modello che ha dipinto Lucy da quel cavalletto. E qui c'è il tavolino, appunto, dove Lucy si sta esercitando per sviluppare l'abilità da medium.
Chicchetta, mi voglio divertire con la questione dei peli, ragazzi. La nostra Lucy ha questa crescita veramente insensata dei peli sulle braccia, si deve radere praticamente ogni 2 giorni, perché i peli sulle braccia, non so se l'avete notato, se si vede, ma sono così veramente fo folti, foltissimi. Rosanera chiede: ci credi se ti dico che proprio oggi stavo facendo un raid e mi sei venuta in mente tu? Sarai il sesto senso? Rosanera, secondo me sì. Secondo me sì, spero che il pensiero sia stato positivo su di me, ne ho bisogno. Dicevamo, da qui si sale. Abbiamo ovviamente quadretti ovunque, piantine ovunque che ve lo dico a fare, e poi librerie ovunque, perché loro stanno scovando tanti libri magici veramente da ogni dove. Qui abbiamo una scrivania, l'orologio antico che io amo. E in realtà la postazione, la vera e propria postazione di lavoro di Lucy, che come lavoro fa, è una critica d'arte e devo dire che sta a buon punto. Tuttavia, devo dirvi che ho messo questa carriera non solo perché lei ama l'arte, ma soprattutto perché mi consente di lavorare anche da casa. Certo, mi chiedevo dove eri finita, ti pensavo ogni tanto. Eh sì, diciamo che su YouTube più o meno sono stata attiva, come la frequenza ad agosto, perché avevo detto che mi sarei presa la pausa, anche se ho continuato a mettere qualche video. La pausa estiva è stata invece molto più lunga su Twitch. Allora, ci ho detto, devo farvi vedere una cosa. Come loro hanno accettato il fatto di essere streghe? Ve lo dico un momento, finiamo lo tour. Allora, da qui si accede alla stanza, alla camera da letto di Lucy. Come vedete, più classicheggiante. Qui abbiamo messo il murales perché sapete che quella carriera richiede di lavorarci ogni tanto. Wow, qui c'è il filo di lana con cui gioca Rasputin. E ho giocato anche sui tonini del Viora, anche con queste tende. E come vedete, è un piano, questa è una stanza in cui ho giocato con le piattaforme. Da qui si scende, abbiamo l'angolo lettura, ovviamente la cesta con altri play, cuscini, robe varie. Poi abbiamo lo scaffale con tutte le scarpe, la toeletta, cioè immancabile per lei che è più una fighettina rispetto alla sorella che è una maschiaccia. Ecco qui lei con la sua tenuta da lavoro quando ho cominciato, altro mobile che ragazze amo. E qui abbiamo il suo scrittoio dove si mette a scrivere ogni giorno che impara qualcosa, i nuovi incantesimi, i nuovi riti che impara, ragazzi. Anche qui usiamo la fantasia, altrimenti The Sims diventa veramente noioso, quindi cerchiamo di utilizzare anche tutte queste espansioni in maniera originale. Questo diario in realtà è il diario dove lei scrive i nuovi incantesimi, perché ne stanno imparando tanti ogni volta. Sì, l'ho alzato il pavimento, ho voluto creare questi dislivelli rose in modo da, non so, rendere un po' più movimentata la stanza, altrimenti veniva piatta. Poi da qui si accede al suo bagno personale, anche questo abbastanza classico. Io lascio l'inventario aperto, ragazzi, in modo che poi mi ricordo la chicca di cui vi devo parlare. Dopodiché, tornando nel corridoio, si cede, vabbè, da qui a un terrazzo molto semplice. Raga, non utilizzerò mai più questa cosa qui tremenda, perché lì mi ha rischiato di morire colpita da un meteorite. Cioè, la frequenza con cui capitano queste cose è troppo alta. Non si può morire guardando da un telescopio. Vabbè, la bellezza di The Sims è anche questo. Allora, poi, da questa porta si accede alla stanza molto più moderna di Alexandra. Ovviamente lo specchio non può mancare, ma questi dettagli, ragazzi, della macchina fotografica con le chiavi, le rose, i trucchi, cioè è la vita, è la vita. Ovviamente questa specie di sveglia che purtroppo non funziona, però merita un sacco. E niente, tende il suo scrittoio personale, però come vedete lo stile è totalmente diverso. Guardate come se la tira a volte la nostra Alexandra. E poi abbiamo tutte le foto scattate a Copperfield, si chiama così, ragazzi, perché mi viene Cliffside. Infine, ultima chicca, da questa porta si accede alla soffitta, dove loro hanno scovato il famoso calderone e un altro libro. Questo lo trovate con i vampiri, dove io immagino ci siano incantesimi che loro recitano quando ne hanno bisogno, e le pozioni, non tutte, che hanno creato. È tutto qui, ragazzi. Allora,
Qual era la sorpresa che ho messo da parte? La sorpresa è questa, forse l'ho già, eccola qui. È un libro per bambini, però in realtà è un libro che è stato scritto dalla mamma di queste due sorelle. Esatto, si chiama libro per bambini, il titolo è Siete delle streghe buone, che scrisse la loro mamma molto prima di morire, con la speranza che prima o poi, quando i loro poteri si sarebbero attivati, queste due sorelle avrebbero capito il perché questo loro essere speciale è stato tenuto segreto fino ad ora e perché hanno dei poteri, cioè loro sono destinate a fare grandi cose. Ragazzi, non è un caso che io abbia collocato questa famiglia a Strangerville, perché in questa partita vi ricordo che la madre di Alice Crane aveva, che Giuliana Crane, in onore della serie The Man in the High Castle, ha sconfitto qui la pianta madre, quindi Strangerville è diventato un posto tranquillo, ma la pianta può risvegliarsi in qualsiasi momento, e quindi il loro posto è quello di garantire ancora la tranquillità a Strangerville, e che Strangerville continui ad essere un centro occulto buono, e non senza fare in modo, perché qual è il rischio che loro stanno scoprendo, ed è il motivo per cui Lucy ha qui nell'inventario tutti i libri di Strangerville. Il rischio è che la madre si risvegli e i vampiri, oh, poi lo vedrete, i lupi mannari, possono avvalersi di questa fonte di potere per appunto usarlo per scopi malvagi. Quel libro lo sto usando nella casa di streghe che sto facendo, Le tre sorelle streghe, non so se conosci la serie, certo che la conosco, quando ero piccola la davano spesso, se non sbaglio, su Rai 2. Tra l'altro c'è una cosa particolare, lì dalla quarta stagione c'è Paige, non ricordo il nome dell'attrice, che entra e sostituisce Prue, che a quanto pare muore. Entra in maniera terribile, tra l'altro, lì nella serie. Ma la fidanzata, lei è stata fidanzata per diversi anni con Marilyn Manson. Marilyn Manson, che è in questa serie, si sì, muore, muore. Ma io penso che non esistano persone che non abbiano amato quella serie. So che l'hanno rifatta, ma non so se può essere bella come l'originale. Però sì, Rosaniera, non so se lo sai, ma ci sono stati un paio di live in cui Marilyn Manson, in maniera marginale, però ha avuto un suo intervento in questa serie. È stato un intervento decisamente decisivo e indispensabile. Allora, tornando al gioco, qui abbiamo Lucy che sta cercando. Allora, intanto ha visto qual è la stabilità spirituale della casa ed è, non c'è niente di insolito, ma adesso sta cercando di comunicare con i defunti nella speranza di riuscire a contattare la loro mamma. L'ultima no, non è bella, a me non è piaciuta tanto, ne ero convinta. Non so se è un senso di nostalgia nostra, Rosa, o il fatto che semplicemente la magia, in senso non la magia delle streghe, ma la magia di quella serie, ormai l'abbiamo conosciuta e quindi è difficile ripeterla. Dicevamo, allora Lucy vuole cercare di contattare la mamma. Ragazzi, vi anticipo, guardate, cioè, non so se riuscite a notarlo, aumento, ingrandisco, qui si vede un volto nella sfera di cristallo. E chissà, forse è la loro mamma che le guarda, che cerca di comunicare con loro, ma adesso la potenza di Lucy è veramente troppo troppo bassa, quindi per il momento non ce la fa. Nel momento in cui aumenterà il suo livello di medium, ce la farà sicuramente. Forse sì, mi mancavano le vere protagoniste, e io penso che sarebbe la stessa cosa con me. Allora, dicevo, hanno entrambe letto questo libro che le ha scritto la madre. Questo libro è stato fondamentale, ragazze, perché oltre a contenere dei primi incantesimi, proprio quelli basilari, che servono alle streghe, le ha veramente fatto accettare il loro essere, perché per loro inizialmente non è stato, oddio, la corrente se ne sta andando, oddio, chi ci sta contattando? Che sta succedendo? Senti il suono indistinto di un modem che si connette a internet, ma è quasi come se un fantasma stesse cercando di farne un'imitazione con la bocca. Hai tanti dubbi. Oddio. È tutta un'altra cosa. I luoghi sono uguali, ma tutto il resto non mi piace.
Sono sicura che avrei la stessa. Oddio. Ragazzi, sentite? Sentite i suoni? Dicevo, la stessa sensazione. Perché sei molto giocosa, tra l'altro. Oh mio Dio. Cosa per aver comunicato con i defunti? Cari estinti hanno certamente punti di vista originali. Lo spero per te, cara. Lo spero per te. Allora, tu devi, intanto che vado da tua sorella, studiarti se poi questo tono magico e te ne metto entrambi nel caso in cui tu non sia all'altezza. E guardate quante pozioni mi ha fatto. Allora, vado un attimo sul suo libro perché voglio mettervi alla corrente. Intanto lei è a livello, credo, 3. E al momento ne ho sbloccato tutto ciò che potevo sbloccare. Mi sta sviluppando ovviamente tutti i vantaggi tipici della magia pratica. Quindi ha il braccio misceratore che serve a produrre pozioni più velocemente. E poi ha il tratto della combinazione frugale perché in questo modo riesce a non consumare necessariamente tutti gli ingredienti. Quindi risparmia tanto e poi un pizzico di alchimia in più, cioè questo tratto serve a produrre pozioni molto più gustose e quindi che comportano anche un voltaggio ulteriore rispetto a quelle che si produrrebbero normalmente. Poi ha lo sperimentatore, cioè quando sperimenta e si esercita accumula più esperienza, e incantatore mondano, cioè sprooka interazioni sociali magiche con altri sim che ne fanno fruttare altri pi. Allora, quindi altre energie praticamente. Io la lascerei qui a studiare e passiamo un attimo da Alexandra. Alexandra che al momento si sta occupando di dar da mangiare, spegniamo tutte le candele sì, mettiamo le luci automatiche perché qui comunque i soldi sono quelli che sono, eh. Luci automatiche e tutte le luci. Allora, passiamo a Alexandra. Alexandra, ragazzi, è difficile da controllare. Infatti, non è un caso che lei stia sviluppando la magia indomita. Lei è rango 2 adesso del livello di incantatore. Si sono esercitate tantissimo. E vi mostro quelli che sono, insomma, i suoi vantaggi. Intanto, lei, vedete? E studia tantissimo, cioè essendo un animo veramente turbolento, aver scoperto di appartenere al mondo dell'occulto è stata veramente una rivelazione, cioè è come se stesse scoprendo veramente la sua vera identità. Prima era sempre in fuga, ma forse in fuga da se stesso, da se stessa, ovviamente non viveva bene col suo papà, ma adesso è come se si sentisse più realizzata, è come se avesse finalmente trovato il suo posto. E con questo tratto lei riesce a leggere e anche a fare ricerche su computer molto più velocemente, risparmiamo un sacco di tempo, ragazze. Ha la capacità di azzerare il livello della carica, perché sapete che se la carica aumenta tantissimo, non riescono gli incantesimi, rischiate anche di schiattare. E poi, con questo, diciamo, tratto di derivatore di potere, i lanci degli incantesimi sono più forti e fanno venire meglio il rischio che la carica, che la loro energia, insomma, aumenti eccessivamente. Come vedete, lei è molto più indietro alla sorella. E andiamo ora nell'ambito della magia. Vi faccio vedere prima il suo famiglio, che è caridissimo, ragazzi, sembra un gufetto. Tra l'altro, vedete come lei è anche vestita in maniera molto più free, eh? Lei, infatti, anche per il suo orientamento sessuale, non è ancora molto convinta, mentre avete visto che Lucy ha un flirt con Grace Weather, si chiama così? Flora, chiamala subitissimo. Ah, Severs Weather. Ecco qui il famiglio, guardatelo, cioè io lo trovo tenerissimo. Allora, apriamo un attimo il suo libro e voglio vedere. Ecco, apri il libro degli incantesimi, ragazzi, questa cosa è una figata. Ovviamente stava andando avanti con tutto, perché nel momento in cui si esercita può scoprire diverse ovviamente opzioni, però con la magia pratica sta a zero, perché io voglio farle sviluppare quella indomita e anche quella maliziosa può sempre rivelarsi utile. E ha imparato 4 incantesimi su 8 sulla magia indomita, che sono Infernità, Zip Zap, Necrochiamata, questa la utilizzeremo, chiameremo i morti, chissà, Ciocorin, se non riusciremo a svegliare la loro mamma, eh? La strega morta. Invoca i morti dal luogo del loro eterno riposo e poi è in grado di far congelare i sim. Adoro sta cosa. Dopodiché, io l'ho chiuso tutto, sbagliando ovviamente, apriamo il libro, voglio farvi vedere anche cosa sappiamo della
Magia indomita, io questo voglio farne imparare, la disperazione, però è in grado di far delirare la gente, io questo ragazzi lo adoro, abbiamo una reputazione di M, ve lo dico, perché lei anche quando ha avuto la maledizione delle lotte senza motivo si è inimicata persone che manco conosceva, però ci sta che no, nelle partite magiche ci siano anche i malocchi, mettiamola così. E poi ha la capacità di convincere i due sim a essere romantici l'uno con l'altra, cioè proprio avete presente quando, no, anche diciamo fino a non molto tempo fa, soprattutto qui al sud, si usava andare, solitamente erano vecchie, però dalle signore più anziane che sapevano fare i malocchi, il contromalocchio, le pozioni, i filtri d'amore, cioè queste cose si raccontano ancora oggi ed è figo poterle trasportare qui sopra. Passando invece a Lucy, che è la sorella, diciamocelo, più responsabile, quella più razionale, non è un caso che ami tantissimo lo yoga, va in giro a fare Cupido, nel vero senso del termine, assolutamente sì, perché lei è così disperata con se stessa che non si sta concedendo nessuno, ma poi vedremo che avrà il suo momento, lo avrà. E vi anticipo che anche Salim Ben Ali avrà il suo momento. Nella prossima live andremo da lui perché sono successe delle cose anche da lui, ve l'avevo promesso che nella sua vita ci doveva essere una svolta. Allora, intanto guardate che figo leggere i libri in questa maniera. Cioè, veramente, è la vita, è la vita. Ma andiamo a guardare il suo libro degli incantesimi, perché lei è totalmente diversa da sua sorella. Allora, apri il libro degli incantesimi. Lei, con la magia pratica, è praticamente a buonissimo punto. Sa fare la riparazione, cioè ragazzi, quando la nostra casa si allaga, si rompe qualcosa, riparazione. Se si allaga, strofinamento, cioè proprio minimo sforzo, copia e incolla e quindi sa riprodurre più oggetti. E floralità, noi pratichiamo anche l'abilità di giardinaggio, ma adesso ovviamente è diventata una cavolata prendersi cura delle piante. E poi vabbè, abbiamo ancora da imparare. Di pozioni invece le abbiamo imparate quasi tutte, cioè lei è veramente a buonissimo punto. Volevo farvi vedere un'altra cosa, però, che lei è molto brava nell'alchimia. L'alchimia, appunto, sono le pozioni, no? Le emozioni, e le sa tutte, cioè guardate, sappiamo anche gli ingredienti che ci servono, ed è per questo che nello scantinato abbiamo tutte quelle piante magiche. Ragazze, non possiamo far vedere le piante magiche a tutti, no? Se no capirebbero che siamo streghe. Noi formalmente siamo persone normalissime, noi perché, non perché io sono la loro sorella, ma perché mi medesimo in questi personaggi. E quindi dicevo, ce ne mancano solo 3 di pozioni e sappiamo tutto. Questo perché? Perché lei, diversamente dalla sorella, come aspirazione ha quella di essere una fornitrice di pozioni, e quindi una volta massimizzato questo, diventerà la massima esperta. E Cioccolì, finalmente avremo una vittoria per Salim. Ci vorrà qualche live per vederlo veramente in pace, ma anche quel povero Cristo avrà una vita decente e ritroverà se stesso soprattutto. Allora, cosa vorrei fare io adesso? Intanto tu volevo farvi vedere, prima di tutto, come lei. Io nel momento in cui voglio farla prendersi la pozione della fortuna, perché? Ok, te lo faccio prendere da tua sorella, perché adesso noi andremo nel regno magico. Voglio mostrarvi qual è il loro reale livello. Pozione da contenuto discutibile, questi sono tutti gli infusi che abbiamo cercato di creare quando la nostra Lucy era appunto affetta da tutte quelle maledizioni. Non gliene usciva una decente di pozione, manco una. Ecco, pozione della buona sorte. Perché gliela faccio prendere? Perché ragazze, non riescono a vincere nessuna battaglia queste streghe, eppure sono davvero potenti. E quindi io spero che facendole prendere la pozione della fortuna, ovviamente se avete consigli ditemeli, perché ne abbiamo bisogno, magari me lo vince in duello, magari! Perché se continuiamo a perdere qualche altro malocchio ce lo pigliamo. Allora, amicizia forzata potrebbe anche servirci. Bevi, e bevine uno anche tu, mia cara. Allora, questa è l'altra della buona sorte. In realtà qui dice che questa pozione serve per trovare oggetti utili durante lo svolgimento delle attività quotidiane, ma secondo me, poiché c'è quel senso di fortuna, può aiutare anche nei combattimenti. Lo scopriremo solo vivendo. Ciò detto, io vi mostro gli abiti che loro indossano. Sì!
un nuovo incantesimo scoperto. Zip zap, cosa sarebbe? Ne avete una qualche idea? Ma sapete che non lo so. Vediamo. Zip zap, no, questa è la pozione. Allora, duplicato, vediamo. Ecco, imbriglia l'energia elettrica e dà la scossa a qualcuno. Ecco, doveva essere per forza la magia indomita. Questo ci servirà perché, ragazzi, perché ho introdotto questi personaggi nella partita sull'occulto? Perché si creerà, questo ve lo posso anticipare, ma solo questo, una bella alleanza tra lei, il mago Babil e la medium Alice Crane. Ci sarà un bel ritorno, ma lo vedrete presto. Intanto, adesso vi faccio vedere l'abito che lei indossa quando assolutamente sì, c'è Corinne. Quest'abito stile Xena. Le ho messo un abito stile Xena per quando va nel regno della magia, cioè deve essere una strega a tutti gli effetti. E questa è la collana che contiene quel diamante che le consente di spostarsi sempre nella nostra immaginazione, grazie Rosa, nel regno della magia e grazie al quale insomma si sono attivati i loro poteri. Questi sono tutti una eredità della loro mamma. Ah, ok, per fortuna se n'è andato il tipo, noi proprio facilmente scamo e volevo farvi notare appunto, cioè ditemi se questo abito non vi ricorda Xena, cioè per me è quello. Allora, tu hai preso la tua pozione brava, se non mi vincete una battaglia oggi, ragazzi, io veramente faccio il casino. Allora, sinceramente, stavo pensando una cosa, noi andiamo nel regno della magia perché ci trasportiamo col nostro diamantino. Raggiungi il regno magico. Questo è intanto il suo abito e questo abito lo trovate con il kit sugli abiti indiani Fashion Street, una roba del genere, ma lo vedevo perfetto per lei, poi è molto comodo nel momento in cui deve lottare, no? Oh, andiamocene! Dicevo, io avevo intenzione di far lottare queste due sorelle inizialmente con qualsiasi altro mago che avremmo trovato nel regno della magia. Però voglio capire una cosa, voglio capire chi tra le due è più potente. Perché loro hanno caratteristiche molto diverse, cioè avete visto, una si è sviluppata con la magia pratica e le pozioni, l'altra con la magia indomita. Hanno veramente stanno esplorando campi totalmente diversi, quindi secondo me è giusto che lottino, ovviamente non sarà una lotta malvagia, ma lottino tra di loro per capire chi tra le due è più potente. Io ovviamente spero che sia Lucy, perché Lucy, quella più scura di che ragione, la più grande per intenderci, perché praticamente lei è quella più razionale e quindi sapere che insomma, quella che prende le scelte in maniera non avventata. E quindi sapere che la più potente, la persona, possiamo dirlo, più affidabile, cioè, mi farebbe stare più sicura, perché non è detto, devi venire anche tu qui, Alexandra. Non è detto che queste abbiano sempre un bellissimo rapporto. Oh. Mi dispiace non potervi far vedere i denti di Alexandra, perché i denti stile Madonna, con lo spazio al centro. Vabbè, dobbiamo rendere particolari i nostri sim, lo sapete. Quindi, io mi appropinquerei, dato che comunque siamo in live da ben 40 minuti, non qui, ma sui campi di battaglia. Allora, qui abbiamo. È questo il campo di battaglia, ricordatemelo, forse sì. No, il campo di battaglia è dove sta quella specie di giardino, giusto? No, di qua no. E di qua, forse di qua, sì, andiamo di qui. Vediamo. No, allora è il primo che ho preso, cioè ovviamente. Lucia, Lucy, segui me. Lucia, Lucy, sempre quello, dai. Allora, andiamo qui. Tra l'altro, vabbè, ma questo magari lo faccio fuori dalle live, noi andiamo sempre lì tra i vari negozietti a comprare i nuovi materiali. Perché ci servono per fare le pozioni, ragazzi, è una figata. Forse non l'avete notato, ma nello scantinato, ve lo dico nel frattempo che raggiungono il campo di battaglia, c'è un baule. In questo baule ci sono tutte le piante, le rane, cioè ragazzi, finalmente le rane hanno un senso, e tutto ciò che serve, diamanti, cristalli vari, per creare le pozioni. Cioè ogni volta che dobbiamo creare le pozioni, io vado nel baule e prendo tutti gli ingredienti che mi servono. Adesso mi ritrovo qualcuno che ho imparato recentemente, ma anche ogni qualvolta mi serve una pozione, andate lì. Ogni qualvolta mi serve una pozione, vieni qua, ho capito. Oh.
Andiamo sui campi di battaglia. Ogni qualvolta mi serve una pozione, io vado nel baule, prendo gli ingredienti che mi servono ed è una cosa che vi consiglio di fare perché. Vedete? Vedete? Scusatemi, io non posso farvi perdere questa scena. Cioè, guardatela, mi fa troppo ridere. Questa la mettiamo proprio come copertina di questa live. Cioè, proprio Lucy, Lucia, Lucy, Lucy, mi ricordi tanto me. Ce la farai, migliorerà. Cioè, guardate, storia della mia vita, io che cado tranquillamente ogni 2 minuti. Allora, dovresti invocare anche tu il tuo famiglio, però sì, vi stavo dicendo, ve lo consiglio di fare, di conservare da qualche parte. Io, ti ripeto, Rosanera, il baule, e poi magari dopo ve lo faccio rivedere, è nello scantinato, e ci sono solo le cose che riguardano la famiglia. E quando devo creare una pozione, vado a vedere gli ingredienti. Che figata, ragazzi! Rasputin, vieni. E tra l'altro, cioè, conoscete la storia di Rasputin, eh? Oltre alle sue incredibili, come dire, punti di forza. Sapete, no? Per cosa è famoso Rasputin, no? E niente, quindi sono tanti appunto consigli che vi do che rendono il gioco molto più bello. Allora, mia cara, ci siamo. Parla delle disavventure con le pozioni? Anche no, lei ha assistito alla tua sventura. Allora, offri un addestramento magico. Ma no, io direi sfida un duello sui campi di battaglia. Si può fare? Un duello amichevole, però. Oh, io. Scusatemi, mia famiglia. Ma devi venire da me! Che cacchio di famiglia sei tu? No, tu lavori da casa. Dov'è il mio famiglio? Devi venire da me! Combattere senza famiglio. E adesso sono curiosa di vedere il risultato perché onestamente è la prima volta che lo faccio tra di loro. Oh mio Dio! Ah, ulteriore differenza, metto un attimo stop perché questa è la bacchetta figa, figa, figa di Lucy, mentre lei, proprio perché è sempre no, lei è molto più fisica come persona, gli incantesimi li fa con le mani, anche queste differenze che rendono il gioco veramente meno noioso. Sfruttiamo tutte le piccole cose per godercelo e godiamoci questa sfida su questo campo magico. Oddio, tu sei senza famiglio, però non è giusto. Ditemi per chi fate il tifo, se per Alexandra o per Lucy. Caspita, no, no, ma perché io mi dovevo stare zitta? Mi dovevo stare zitta. Tra l'altro, è uscita sta roba perché lei ama lo stile essenziale, però quando sei una strega, devi essere una strega, eh. Oddio, hai vinto la battaglia. Uccidetemi, uccidetemi, perché qui la situazione è amara a sto punto. Però non te lo dà. Forse dovremmo provare a fare il duello acceso. Sapete dirmi se con il duello acceso. Oddio, questo suono. Non so se riuscite a sentirlo, il suono dei cristalli. Sapete dirmi se faccio il duello acceso io mi inimico la sorella? Proviamo a farlo? Ho un po' paura, ragazzi. Ho un po' paura. Datemi un consiglio. Illuminatevi. Io purtroppo ho giocato pochissimo questa espansione. Non saprei. La esploriamo insieme perché tu sai che io la sto esplorando solo in questa partita. Quindi è tutto nuovo anche per me e mio famiglio. Forse l'assenza del famiglio è stata la cosa principale, eh? Oh. Dai, dai, ce la devi fare, te prego. Oh mio Dio, il mio gatto non mi sta aiutando. Famiglio, fai il famiglio. Guarda, ma scusatemi, guardate quanto è bello. Io devo riprendermele da vicino queste cose perché altrimenti non si può godere decentemente. Oh mio Dio, oddio, ma sei davvero così più potente della tua sorella maggiore? Una maledizione, caspita, no, un'altra maledizione! Mai più duelli accesi! La maledizione degli abbracci imbarazzanti. Ma si può? Ma si può? Allora, io ho creato, spero di averla ancora, perché diedi una alla sorella Alexandra e non te l'avrei dovuta dare.
e una a lei. Ah, vedete ragazzi, altra novità. I duelli li potete vincere, quindi andare avanti con l'aspirazione, solo se sono duelli accesi. Ahimè. Oh caspita, sentite, facciamo questa cosa insieme. Lei è la carica, oddio, vedete? Questa cosa è pericolosa. Questa cosa è pericolosa, la carica si sta già alzando abbastanza, lei adesso qualsiasi cosa farà la sbaglierà. Vai a casa perché tu devi andare a lavoro, restiamo un attimo qui con Lucy, che ora ha una gran voglia di abbracciare e sentirsi a contatto con gli altri. Resistere è troppo difficile, che imbarazzo, mi sento io in imbarazzo per te. Allora, prendiamo la pozione dell'epurazione, questo se non lo sapete ve lo dico io, se ce l'abbiamo ovviamente. Pozione della nausea, questa l'abbiamo creata per liberarci dalle precedenti maledizioni. Epurazione degli extra. Oh, bevi. Oh, e memorizziamo questa scena, la rendiamo indelebile. Eh? Ormai anche questo significa essere un abile mago. Faceva schifo, eh? Sei libera ora? No. Ah, perché? Oh cavolo. Forse non era la pozione giusta? Che cacchio ti sto facendo bere io? Che cacchio ti sto facendo bere? Dal contenuto discutibile, quante ne vuoi? Dell'ingiovamento, ok? Purificazione era. Scusate, lapsus. Lapsus, scusate. Non so cosa ti sto combinando oggi. Oh, vedete ora! Viene sopraffatta da un'intensa forza magica mentre il suo corpo si svuota di energia negativa, grazie a Dio. Lucy Lapagos è riuscita a rimuovere tutte le maledizioni. Dio gracias. Allora, volevo vedere se si può fare una cosa, perché ve lo ripeto, ragazzi, io questa espansione la sto scoprendo insieme a voi. E volevo prendere la scopa, mi viene da ridere. Ok. Come, la usiamo questa come scopa preferita e volevo vedere se si può esercitare. No, non si può esercitare con le scope. Peccato. Indomita, maliziosa e pratica. Va bene, allora in questo momento andiamo qui nella via dove ci sono tutti i negozi perché voglio vedere se troviamo altri libri magici. Allora, ci trasportiamo qui, possiamo venire qui. Torniamo al quartier generale, quella che in Harry Potter, come si chiamava? La via dove c'erano tutti i negozietti magici a Harry Potter, quella che Harry poi sbaglia a pronunciare si ritrova in quel luogo malfamato. Oh, aspetta, voglio vedere se adesso riesci con la scopa, scusami, ma non mi fai fare un'altra figuraccia. Niente, non ce la fai, ti aiuto io, cara. Andiamo qui nel vicolo degli incantatori. Con la scopa? Eh sì, diagonali, bravissima Cioccolino, per fortuna che a te. Oddio, dove sei? Ah, questa volta non mi è caduta, brava, brava. Allora, intanto, vabbè, dobbiamo ribadire del fatto che qui abbiamo il corpo astrale, le proiezioni astrali dei sim che troviamo nel mondo vero, cioè, ditemi se i nostri sim guru non sono dei cavoli di geni. Intanto, cerchiamo dei tomi magici perché dobbiamo imparare nuovi incantesimi. Tra l'altro, tu sei la proiezione astrale di Vincenzo Fabbri. È bellissimo perché io personalmente sono molto appassionata a queste tematiche, quindi ne leggo tante di questioni di questo tipo e in particolar modo ho letto un libro, questi li prendiamo tutti. L'asservimento però ce l'abbiamo, è anche della mente agile, di un antropologo che però divenne anche un iniziato, si chiama Carlos Castaneda, che parla proprio di viaggi astrali alla fine. Lui si rifà alla cultura degli indiani d'America e parla della capacità che avevano una volta che venivi iniziato a viaggiare per i mondi altri. E quindi vedere qui queste cose vi diverte un sacco. Allora, ragazzi, io vi consiglio sempre, ogni volta che venite qui, di comprare i cristalli perché servono un sacco per le pozioni e non è facile trovare i cristalli. Quindi, oddio, tu stai proprio male, guardate la carica. Chi è che ci... Chi è che ci... Tu devi andare a lavoro! Caspita, caspita. Mi sa che te lo zoppi il lavoro. Perché non sei andata a lavoro automaticamente? Vabbè.
Tanto vi dico questa cosa che non vi ho detto, lei lavora in un fast food, cambierà subito lavoro, anche in quello, diciamo, in fase di esplorazione. Uè! Cioè, ragazzi, questo, a parte che somiglia a Victor Feng, ma posso dire che sei un bellissimo uomo? Cioè, io mi ci presento. Vabbè, il cappello lungo attizza sempre, posso dirlo nel mio caso. Però lei avrebbe un flirt, non si sono ancora baciati, con Simeon, che sarebbe tra l'altro il suo maestro. Però già ve lo dico che non mi convince Simeon, perché lei rimane troppo razionale, invece dovrebbe essere completamente perso, persa dell'uomo di cui si innamora. Concordi con me, Corinne? Cioè, è troppo statica come relazione, lei deve lasciarsi trasportare, già lei è troppo, troppo tranquilla. Il suo uomo deve essere un uomo che la fa veramente impazzire. A proposito di strofinamento, ma ci manca... Il negozio delle pozioni è chiuso. Ah no, è questo qui. Compriamo gli ingredienti per le pozioni. Altra cosa che adoro. Sapete cosa sarebbe bello? Ma non se ne occuperanno loro di questo. Costruire, magari in questo mi date una mano, ditemi però se siete d'accordo. Creare un negozio dove si vendono gli ingredienti per le pozioni. Un negozio, veramente un buco di negozio deve essere, dove però si vendono queste polveri, questi cristalli, le rane, cioè sarebbe una figata. Allora, il gurami ce lo prendiamo, anche le fragole, la mela, il metallo mortale, questo è raro da trovare, lo tenio, una patata, pigliamocela, però non so, le pozioni le creo io, scusate, ma quelle che creo io sono migliori. Ok, e... Anche questa è fatta. Allora, io direi, caspita, direi a questo punto che tu rimani qui perché c'è un'altra cosa che è una mia sensazione, non so se è vera, ma se vi esercitate qui nel mondo magico è più facile che gli incantesimi, i vostri allenamenti, le esercitazioni portino dei frutti. Se vi esercitate in uno scenario normale, quello che io ho notato è che ci vuole molto più tempo per aumentare la vostra, come dire, le vostre magie, le vostre conoscenze magiche. Quindi io a questo punto adoro. Lascerei lei qui ad esercitarci e dato che ormai comunque siamo, direi, in live da quasi un'oretta, ci lascerei così e ci vediamo, ve lo faccio sapere su Instagram, mi raccomando seguitemi su Instagram per sapere le ultime novità quando sarò in live su Twitch, ma anche se metterò qui la programmazione comunque. Ci aggiorniamo presto per continuare la partita sull'occulto, andremo da Salim, vedrete ragazze che cavolo è successo a Salim, e, insomma una nuova vita per tutti insomma. E niente, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Vi ricordo che per sostenere il canale, per chi non è iscritto potete iscrivervi, vi ricordo che sono su Instagram così rimanete sempre aggiornati sulle mie live e sulle partite anche di YouTube e grazie, grazie, grazie per essere rimasti fino alla fine, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!